Ecco come mi sono organizzato per oggi. Siamo andati su ChatGPT, gli abbiamo chiesto la lista dei 10 posti più importanti da visitare a Praga e poi ho fatto appunto la ricerca su Maps per vedere quanto mi ci voleva, circa 3 ore 19, ma questi posti non erano ottimizzati, dove la freccettina, vedete, vi facciamo fare un giro impossibile. Ho ottimizzato i posti e siamo arrivati a 2 ore e 41. Guardate qua che bel tragitto che ci facciamo, ma tutto questo lo facciamo oggi pomeriggio, perché sta per arrivare qua il coinquilino, il compagno di letto. Detto così sembra brutto, il compagno di stanza. Aspettiamo che arriva lui, nel frattempo io finisco di editare il video di ieri, mi faccio un po' di palestra, poi direi che possiamo andarci a godere una gita scritta dall'intelligenza artificiale. Avete sentito? Nel mentre dell'allenamento ha finito, è pronto, guardate qua. Oh, eccolo qui. Il nostro video è stato esportato, il vlog di ieri. Quindi da adesso posso tornare a preoccuparmi solo di quello di oggi. Uno dice che ti alleni in casa, minchia vuoi faticare. E invece... Oh, ci sta aspettando il Bolt per il nostro tour di Praga organizzato da ChatGPT. Sarà 3 ore di camminata continua, sei pronta? Sì. Manca solo la pioggia, vediamo se arriva. English, eh? Sì. English, eh? We speak English. Yeah, we speak English, not very well, but a little bit. Do you speak English? No. A posto, perfetto. Farò una conversazione bellissima. Benvenuti a Praga, capitale della Repubblica Ceca. Preparatevi per un viaggio incredibile, perché questa città millenaria è un tesoro di storia e bellezza. La nostra avventura inizia dalla statua di Kafka, uno dei più influenti scrittori del XX secolo. Ci troviamo infatti a Josefov, come si pronuncia, insomma, il quartiere ebraico di Praga. Oh, comunque si vede che siamo nel quartiere degli ebrei, perché la macchina più brutta costa quanto un mio rene. Così, qua si sente che magari costano meno, qua che cazzo ne sai? Magari qua costa quanto la punto e noi facciamo tutti i sorpresi per nulla. Ai bordi del quartiere ebraico si erge una delle più rinomate sale europee per la musica classica. Il famoso Rudolf, una cosa del 1800 dove dentro ci fanno canzoni, opere d'arte e un sacco di cose di prestigio. È geniale! Vedi, uno si chiede, l'umano arriverà mai su Marte? Ma chi se ne frega, c'è cioè il pedalò di 600.000 persone, bellissimo. Ed è così che a connettere il nostro quartiere con il centro storico troviamo uno dei ponti più affascinanti della città, il ponte Manes, un vero gioiello moderno che attraversa il maestoso fiume Vlatla. Ed è così che, passando per il memoriale del movimento della resistenza della seconda guerra mondiale, ci si dirige verso il castello di Praga. Ma prima... Allora, adesso vi porteremo in un posto forse tra i più ambiti qua a Praga. Tra i più? Ambiti. Certo. Non è un posto turistico, è solamente però i locali, le persone un po' più curiose vanno a scoprirlo. Ma vado a scoprire lui, quindi vedrete, cioè... Da rimanere a bocca... Io già lo so, rimango a bocca aperta, già lo so. Cioè, guarda già, dalla quantità di gente, già si vede che sarà un posto molto importante. Già lo percepisco, lo sto già assaporando. Senti che profumo. Mamma mia. Eccolo, dottore. Camminare. Uno dei locali più antichi di Praga. Pensate, ragazzi, sì. Jordan Fast Food. Qua c'è ancora... Questa è l'architettura dell'epoca ancora. Che assolutamente, utilizzano. Vedi il tipico arco di Praga. Sì, sì. In questo momento il Barbaro si starà chiedendo cosa minchia e vloggano quelli da fuori. Perché non sa che lui non lo sa ancora che è importante, non lo sa ancora. Facciamo vedere questo scontrinello, perché qua al ragazzo
Allora, gli è stato calcolato il cambio 1,21,98 corone ceche. Il markup sul tasso della Banca Centrale Europea è del 7%. Quindi pagato il 7% in più questo kebab. Ne valsa la pena? No. Mi raccomando, andate in giro, dovete portarvi. Facciamo una promo anche se non sono affiliato, ma con la Curve voi non pagate le fee di conversione e quindi anche con il piano gratuito voi avete fino a 250 euro al mese da poter pagare in qualsiasi stato del mondo, e voi pagate in euro e lei converte direttamente nella valuta del luogo. Veramente ipercomoda, non vi spiego come funziona perché non è un video sponsorizzato, quindi se avete bisogno scrivetemi e ve lo spiego, ma è una carta diciamo molto particolare. Tra l'altro quello che state vedendo adesso è il quarto giorno di vlog, perché siamo già all'evento principale e quindi troppi spoiler, vi rilascio al giorno 2 e qui ci vediamo tra qualche giorno. Non so, sembra che stiamo salendo sul Monte Olimpo, puttana galera. E finalmente, dopo aver assaporato un kebab che sa di odio verso l'umanità, arriviamo ad una vista mozzafiato alle pendici del gioiello storico più importante di Praga, il suo castello. È tutto finto, cioè non posso avere... tutto fatto di Lego. Hanno concentrato, hanno smontato tutto dalla città, hanno portato tutto qua. Incredibile. Guarda che roba. Voi mattoncini della Lego. Pensate ragazzi, la più grande costruzione Lego della storia. Mi crede pazzesco. Qui i turisti gliela mandano avanti la baracca qua, eh? Questi che vogliono la loro moneta, la loro cosa, però guarda la fontana che è nettamente più piena di euro. Questo è il bitcoin. Non li vedo, forse ancora non li facevano quando li lanciavano qua, può essere quello. Questa, pensa, che un tempo era tutto più bassa, qui l'hanno costruita e è stata altissima. A differenza di quella, vedi là, quella è la particolarità invece, quella lì l'hanno iniziata a costruire dall'alto, quella è fatta diversa, quella infatti vedi che è uscita anche più a piramide, no? Perché la forza di gravità è stato complesso costruirla da sopra, perché vabbè, tecniche dell'epoca che avevano, gli antichi praghini. La sontuosa cattedrale di San Vito è qualcosa di indescrivibile a parole. Ragazzi, Praga è una città che incanta con il suo fascino senza tempo. Ogni angolo, ogni vicolo racconta una storia trasportandoti in un viaggio attraverso i secoli dei secoli. Amen. Me ne sto già pentendo, siamo su la collina più ripida del mondo con la pioggia incombente che già ci sta facendo sentire la presenza, e quindi è una scelta di merda che è perfettamente in linea con la mia vita, altrimenti non l'avrei fatta. Scesi dal castello, l'idea più saggia dopo 4 ore già di camminata è stata quello di addentrarci nel famoso, così dicono, parco di Petrine Hill, dove siamo stati accolti da sentieri pittoreschi, giardini ben curati, wow, una varietà di alberi secolari, ma soprattutto dalla pioggia. Ma porca contrario. Come rendere fantastica una giornata già bellissima con un po' di pioggia mentre scali una montagna. Ah, bellissimo, sono proprio fiero della mia scelta di merda costante nella vita. Ah. Ma no, Riccardo, hai capito? Hai capito che c'era la fottuta navetta? Hai capito? Ah, no, aspettaci, non lo sapevamo. Diresti che sei nel centro di Praga? No, oggi quelli più faticosi sono anche quelli più belli alla fine. Beh, sono quelli che danno soddisfazione. Scegliere sempre la via difficile, sempre! No, luce! Abbiamo scollinato, Riccardo, abbiamo scollinato. Non siamo più Repubblica, siamo in Slovenia. Guarda che ti posso avere, guarda. Quella è l'antenna che ti dà internet, vedi? Tutti pensionati lì così? Tutti proprio così, i team, le varie squadre e qua il campo da bocce. Oppure degli scavi. Tu paghi 5 euro e ti metti là e guardi l'acqua, bellissimo. Io già avrei fatto un business. Testiamo la metro Praga. Di ticket? Come ti faccio sta funzione?
No, io l'ho detto che era un acquistone, questo la gente non mi crede. Ma che esperienza ti faccio fare? Grazie papà. Bella. Ah, devi aspettare il prossimo. Oh, comunque la città di sera, mamma che spettacolo, moderno, antico, rocco, barocco, rococò, va, butta tutti gli stili che capitano dentro, mamma mia, ma per gli occhi è una vera goduria. Ora mi sento a casa. L'abbiamo ora trovata. Mi sento. Che tra l'altro modello la tipo panna, panna idraulico. Cioè, è introvabile così anche. Vibes molto belle, vero? Cioè, guarda, cioè sembra un tipo un Amsterdam però un pochino più tipo chic. Dà proprio belle vibes il centro, proprio bello. Bello. Eh? Che pensa la famiglia, vero? Ma come tutte le cose belle, prima o poi finiscono. E così il nostro viaggio termina nel cuore pulsante di Praga, la città vecchia. Qui la storia prende vita tra maestose architetture gotiche come la cattedrale di Tin e l'orologio astronomico, che ci eravamo pure dimenticati di andare a visitare. Allora, vai. 2,55 euro. Qualcuno mi uccida. È dura la vita dei turisti. Dottori, 22:40, siamo usciti alle... Davvero le 22:40? Sì. Siamo usciti alle 4:30? Sì. Allora, 19.473 passi per un totale di 14,8 chilometri. Cioè, oggi abbiamo dato. Com'è stata Praga? Meravigliosa. Bella, vero? Sì, meravigliosa. Ci cioè, siamo goduti anche col tempo giusto, però alla fine non è che ha piovuto, è stato figo. Bellissimo, stato figo. Bellissimo. Abbiamo dovuto tagliare praticamente 4 tappe, perché insomma ci siamo fermati tipo 6 ore. E vedrete quindi, vedrete un cazzo, se stanno vedendo questo vlog in realtà hanno già visto tutto il percorso che abbiamo fatto. Quindi tanta roba, impegnativa però soddisfacente. Comunque adesso il buon Riccardo ha detto che ci delizierà con un tonno pomodorini, avocado e pane. Mangiato col pane. Certo. E una birrozza che adesso ci facciamo tipica. All'istante perché sto morendo di sete. Io parto allora. Dottori, noi... adesso mangiamo, ci facciamo una doccia e noi ci aggiorniamo domani, perché domani c'è il primo giorno di evento, side event, lui ci va, io non lo so, sono ancora in dubbio, perché domani c'è anche tipo una corsa organizzata qua di Praga, ma io non ho la mia attrezzatura da runner e quindi vediamo cosa viene fuori. Per oggi direi che è tutto, buona continuazione. Ma adesso toglietemi una curiosità. Vi aspettavate che ci fossi io così a registrare questo voiceover? Ebbene no, eh. Cioè, uno dice, ma sì, sarà lì che... E invece, qua, così, di sera, mentre gli altri sono a festeggiare. Ah, va, fammi sapere che ne pensi di sto video. Lascia sto like, va. Alla prossima.